Buon pomeriggio a tutti. Credo che in un pellegrinaggio sia importante anche un momento di riflessione, un momento dove tutti possiamo ascoltare la parola di Dio in un tempo dove ci facciamo tante domande. Cosa cerco in Dio? Quante volte l'abbiamo sentito ripetere? Quante volte vorremmo avere delle risposte? Non sempre è possibile. Ma oggi, Monsignor Giuseppe Merisi, che le dico grazie eccellenza, ci guiderà in questo cammino. Grazie, grazie nostro responsabile. Grazie a voi per questa possibilità che abbiamo insieme di riflettere, tempo abbastanza breve, su questa tematica che ci viene proposta, dove cercare Dio. Siamo qui in un santuario mariano, bello, significativo, importante, segnato da una storia plurisecolare di cui abbiamo sentito e sentiremo in questi giorni, e quindi siamo qui per chiedere alla Beata Vergine Maria, la Madonna del Rosario, oggi diciamo, la Madonna di Loreto, di aiutarci, chiedere la sua intercessione, chiedere il suo aiuto perché noi si possa incontrare il Signore. Però giustamente, diceva Vittore, per incontrarlo bisogna aver voglia di incontrarlo. E io propongo queste osservazioni con qualche premessa, alla fine con qualche conclusione spirituale, operativa, e con alcune osservazioni nella parte centrale di questa riflessione. Se poi c'è qualche momento libero, se c'è qualche osservazione, qualche domanda, volentieri, per quanto mi sia possibile di rispondere. Premesse: cercare, dove cercare Dio? Ma innanzitutto bisogna essere convinti di cercare effettivamente il Signore. Non quello che noi... Non quello che noi pensiamo un po' egoisticamente chiuso in noi che sia il Signore, ma che sia effettivamente il Signore Dio. Cercare Lui, non l'idea che ci siamo fatti noi di Lui, non gli idoli che nel profondo della nostra vita sostituiscono l'idea, l'immagine, la presenza di Dio, ma effettivamente il Dio che vive e regna, il Dio della nostra salvezza, il Dio creatore, il Dio redentore, il Dio salvatore, il Dio che ci aspetta tutti nella vita eterna del paradiso, grazie alla Pasqua di Gesù. Una seconda premessa: sapere che mentre noi ci impegniamo, dobbiamo impegnarci per cercare il nome, la presenza e l'amore di Dio, Lui ci sta cercando. Apocalisse 3, sto alla porta e busso, in un riferimento biblico che nella nostra regione, il nostro metropolita antico, Cardinale Martini, ci aveva proposto in interventi, in lettere pastorali significative. Sto alla porta e busso. Noi siamo invitati a cercare Lui, Lui il Dio vero, non la nostra immagine di Dio, non la nostra idea di Dio, non gli idoli che sostituiscono il riferimento a Dio, ma Lui, Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Sapendo però che Lui comunque ci sta cercando, sto alla porta e busso. E sapendo anche, la terza e ultima premessa, che dobbiamo cercarlo con il suo aiuto. Abbiamo detto chiedendo l'intercessione della Madonna, ma sapendo che Lui ci vuole aiutare a incontrarlo e poi a scegliere di stare con Lui, di fare della nostra vita un ascolto attento della sua parola e una risposta quotidiana alla sua chiamata. Queste brevi premesse. Dove cercare Dio? Innanzitutto cercarlo
cercando a nostra volta i momenti di silenzio di cui anche la nostra vita deve essere intessuta. Vedete, il silenzio è realtà diversa, no? Dicevamo già l'altro giorno, ma noi non siamo né suore, né preti, né laici impegnati nella vita consacrata di clausura, che in tutta la giornata devono, come impegno fondamentale della vita, appunto mettersi lì nel silenzio per ascoltare e cercare la voce, la parola, l'amore del Signore. Noi siamo impegnati, siamo in genere, siete laici, la famiglia, il lavoro, le persone, la nostra condizione, i nostri problemi, eventualmente la nostra salute in caso di malattia o di difficoltà. E quindi il tempo c'è e non c'è, e quando vorremmo non possiamo, e quando possiamo non abbiamo tanta voglia, e quindi non è facile per noi cercare e trovare i momenti di silenzio che possano favorire la conoscenza, l'incontro, la presenza del Signore nella nostra vita. Però io siamo anche convinti che, nonostante tutto, anche nella vita ordinaria, con tutte le sue difficoltà, i suoi problemi, le sue occupazioni necessarie, è possibile trovare luoghi e momenti di silenzio. Le nostre terre in Lombardia, ma anche fuori dalla Lombardia, ci sono istituti religiosi o istituti secolari di persone, laici e preti consacrati, in cui dentro il contesto della vita ordinaria, quindi anche con la gente che va a lavorare, anche con la gente impegnata in famiglia, anche con la gente impegnata nel sociale, le persone sono invitate a trovare, a cercare, a trovare luoghi di silenzio, di incontro col Signore, di contemplazione, di meditazione. Anche nei momenti, anche nelle giornate, anche nelle condizioni di lavoro o di impegno, di attenzione agli altri. L'Istituto Secolare parlava di trovare ogni giorno 2 ore, tante, di silenzio o di riservatezza, perché magari c'è un viaggio da fare, perché magari si va in treno o in pullman, perché magari si va in macchina, perché magari ci sono condizioni in famiglia o nel lavoro in cui è possibile, senza distrarsi dalle occupazioni necessarie, di mettersi in condizione di incontrare e ascoltare il Signore. Io credo che sia possibile. Non saranno tutti i momenti della giornata ugualmente disponibili, questi momenti di silenzio e incontro col Signore, ma cercandoli io credo che li si possa trovare, perché non tutti i momenti della giornata sono uguali agli altri, anche nel lavoro, anche in famiglia, anche nella condizione di ascolto e dialogo con gli altri. Una prima osservazione, il silenzio da cercare, in cui conservare questa possibilità di ascolto, di incontro col Signore. Il silenzio per incontrare, per cercare e incontrare il Signore. Una seconda osservazione. Quando parliamo di incontrare il Signore, di ascoltare la Sua parola, di iniziare una vita nuova eventualmente di conversione, di attenzione, di amore a Lui e agli altri, sempre l'amore come punto di riferimento dell'incontro col Signore, dell'incontro con gli altri. Ecco, la possibilità anche dentro il contesto di questo silenzio che possiamo e dobbiamo cercare e trovare, un riferimento che possa garantire, con cui si possa verificare l'autenticità dell'incontro col Signore e della possibilità di conoscerlo e ascoltare la sua parola. Chiamalo direttore spirituale, chiamalo confessore abitudinario, chiamalo qualcuno che possa aiutarti in una verifica esistenziale della propria condizione e delle possibilità che abbiamo di incontrare e conoscere il Signore. Qualche volta sarà sufficiente fare in modo che il nostro confessore abituale, appunto conoscendoci, incontrandoci, ascoltando le nostre confessioni, diventi poi di fatto un direttore spirituale, anche se non lo chiamiamo direttore spirituale, qualcuno che ci possa aiutare. In condizioni ordinarie, ad esempio attraverso il sacramento della confessione o riconciliazione, oppure anche chiedendogli un'attenzione, un aiuto specifico in condizioni diverse da quelle del sacramento. L'autenticità dei momenti
di silenzio per l'incontro col Signore, per conoscerlo, per cercarlo e trovarlo, aiutati da questa presenza di una direzione spirituale. La responsabilità alla fine sarà sempre nostra, di ciascuno di noi, di colui che cerca l'incontro, però aiutati da una possibile direzione spirituale. Oggi meno facile di una volta, anche perché è la buona tradizione della confessione frequente, una volta si diceva settimanale, se non settimanale qualche cosa che si avvicini alla frequenza necessaria, è meno presente anche nella nostra tradizione abitudinaria, nella catechesi che proponiamo anche nei nostri oratori, nelle nostre parrocchie. E però dentro questo contesto e facendo attenzione a questa difficoltà, cercare un aiuto che possa garantire il nostro cammino, il nostro incontro col Signore e l'autenticità dell'incontro con Lui. Una terza osservazione: cerca il Signore, dove lo trovi? La parola di Dio. La parola di Dio, che suppone, oltre che una conoscenza della parola di Dio, con l'importanza della catechesi, delle nostre comunità, sempre difficile. Dicevamo, no, con qualcuno, che una volta la grande tradizione dell'Azione Cattolica, anche degli adulti, portava l'incontro settimanale, non si chiamava catechesi, si chiamava adunanza dell'Azione Cattolica o di altre realtà associative. Oggi è più difficile, però chiama la catechesi degli adulti, chiama i gruppi familiari, chiama gli incontri per i genitori della prima comunione, della cresima o del battesimo, chiamala come vuoi. L'importante è che ci sia questa possibilità che offra, va bene, se si ha voglia, di conoscere la Sacra Scrittura, la parola di Dio che è contenuta nella Sacra Scrittura, oltre che, come diremo fra qualche istante, in altri elementi fondanti la vita della nostra Chiesa. Conoscere la Sacra Scrittura, leggere, aiutati da qualcuno, di catechesi, o ci sono corsi biblici, per la verità mi pare che ce ne fossero di più un po' di anni fa di corsi biblici nelle nostre diocesi, nelle nostre associazioni, nelle nostre parrocchie. Partendo da una condizione, va bene, che sia quella della nostra situazione, che altro è una persona che ha già studiato, ha già conosciuto, fa il catechista, ha avuto occasione di conoscenza profonda, altro è che invece inizia dal nulla, conosce malapena l'esistenza della Sacra Bibbia. E quindi ci sarà bisogno di partecipare a incontri che aiutino a conoscere la Sacra Scrittura, la parola di Dio. Ecco, parola di Dio e Sacra Scrittura non sono quegli vari, perché la parola di Dio può arrivare fino a noi anche attraverso altri elementi di cui abbiamo detto, diremo. Però il punto di partenza è la parola di Dio, la Sacra Bibbia. Da conoscere, aiutati da qualcuno, catechesi o corsi biblici o quel che è, avendo qualche volta nelle nostre parrocchie, nelle nostre diocesi, c'è in casa almeno una Bibbia o almeno un punto di partenza per conoscere la Bibbia, almeno un testo con cui i genitori possano, coi figli, eccetera, eccetera. La conoscenza della Sacra Scrittura per avere confidenza con la parola di Dio che ci aiuta a conoscere e a incontrare il Signore, con le possibilità che ciascuno può avere, con grande disponibilità, dentro un contesto realistico che appunto, che se vai a prendere degli studiosi di grande statura e livello, difficilmente ti aiuteranno. Però qualche cosa che c'erano dei riassunti, c'erano nella presentazione, nelle nostre diocesi lombarde, la figura di Monsignor Galbiati, Don Giovanni Giovini e tanti teologi dei tempi recenti e attuali sono sempre presenti e possono aiutare anche oggi la conoscenza, l'approccio realistico per le nostre possibilità con la parola di Dio. Che può arrivare anche, mettere prima o mettere dopo, dipende da come, dal cammino della Chiesa, dalla tradizione. Quando si parla di tradizione, giustamente qualcuno dice, distingui, se la tradizione con la T maiuscola della Chiesa è quella che si fonda sul magistero della Chiesa. Se invece usi la parola tradizione in senso abitudinario, con la parola minuscola, allora è l'abitudine che è diverso. Allora devi confrontare
la tradizione con la T minuscola, con la grande tradizione della Chiesa con la T maiuscola, fondata sulla parola di Dio e sul magistero della Chiesa, che è quello del Papa, dei concili, dei vescovi uniti al Papa. Il magistero della Chiesa da conoscere in un contesto appunto anche qui di qualcuno che ti aiuti. L'altro giorno il Papa ha firmato da Assisi la sua enciclica sulla fraternità a tutti i fratelli. È probabile che leggerla di corsa non sia sufficiente, ci vorrà anche qui qualcuno che o te la riassuma o te la presenti. Da questo punto di vista la nostra stampa cattolica, non sempre ci si può fidare dei titoli, dei giornali che non hanno riferimento a una solidità del punto di partenza e del rispetto della verità del Magistero, ma i sussidi presenti anche nella nostra stampa, le nostre comunità parrocchiali e diocesane possono aiutare a conoscere il Magistero della Chiesa, in modo che parola di Dio, Sacra Bibbia e Magistero e tradizione grande della Chiesa possono aiutarci a conoscere ciò che il Signore vuole. Ciò che il Signore vuole da tutti, ciò che il Signore vuole da me. E quello che emerge anche può aiutare a conoscere il Signore, quello che il Signore dice, incontrarlo, è nel cammino della comunità ecclesiale. In genere sarà innanzitutto la parrocchia, la diocesi, le associazioni, dicevamo anche prima dei gruppi familiari, la condizione ordinaria delle nostre comunità con le sue tradizioni, questa volta cammino ordinario di carità, di educazione, gli oratori in modo particolare, di impegno anche nella cultura ordinaria della comunità. Ecco, ciò che viene dal cammino ordinario delle nostre comunità, certamente non legate a un momento singolo, qualche volta, ma sono andato, quando sei andato l'anno scorso, l'ultima volta, no, si sta con la comunità, si cammina con la comunità, che vuol dire messa festiva, vuol dire catechesi, per i ragazzi vuol dire oratorio, carità, con la Caritas, con quello che c'è, in un cammino in cui è tutto quanto l'impegno della comunità passa anche attraverso una tua presenza, una tua condivisione, un tuo aiuto, una tua partecipazione. Quello che viene dalla cultura del nostro tempo, e qui ci vuole quel discernimento, se ricordate, era parola abitudinaria, abituale del nostro metropolita, già citato, Cardinale Martini, il discernimento. Capire, farsi aiutare per capire qual è un fondamento esegetico, culturale o teologico autentico, dove invece c'è da chiedere aiuto a qualcuno che ti aiuti a capire, a condividere eventualmente. La cultura del nostro tempo, che ha dentro tante cose sbagliate, ma anche tante cose giuste. E allora, aiutati dalla comunità, aiutati, dicevamo prima, in una qualche forma di direzione spirituale, aiutati dal Magistero, anche il cammino e la cultura di una società civile può aiutare a cogliere ciò che attraverso questa pressione o questa apertura culturale anche a noi può derivare di aiuto nell'incontro col Signore. I temi della fratellanza, i temi della solidarietà, i temi della dottrina sociale della Chiesa, che è dottrina sociale della Chiesa, però da vivere dentro il contesto della società civile. Vita e dignità di ogni essere umano, solidarietà, sussidiarietà, bene comune. Sono elementi che il cristiano cerca di proporre nel contesto, attenzione, non semplicemente della comunità ecclesiale, ma della società civile, proponendolo a chi vuole nella libertà accogliere questa prospettiva. Ora, la cultura anche della società civile, specie se aiutata e animata dalla dottrina sociale della Chiesa, può aiutarci a incontrare il Signore.
pensate ai temi della libertà, pensate ai temi della pace, pensate ai temi della fraternità, del rispetto di ogni autentica tradizione popolare, quando non sia contro il diritto naturale. Quel diritto naturale che è elemento importante per discernere, dicevamo, il cammino e la cultura della società in cui stiamo vivendo. E poi anche gli elementi della vita ordinaria, che cambiano, che sono diversi per ogni momento della vita. In questo nostro momento storico il tema della pandemia. Papa Francesco, abbiamo già detto, ha insistito di fronte a questo grave pericolo, grave contingenza della pandemia, del Covid, eccetera, eccetera, il coraggio, la prudenza, il rispetto delle regole. E ha aggiunto in diverse occasioni la solidarietà. Insieme dobbiamo guardare questo momento difficile. Ora, anche in questo contesto è stato detto, giustamente, si può conoscere la presenza del Signore, che attraverso l'impegno, la generosità, il dono della vita di tante persone, preti, laici, religiosi, dicendo, ci può aiutare, dare senso e incontrare il Signore attraverso un momento significativo del cammino della comunità. Il Vescovo italiano ha insistito anche sul tema della terra. L'altro giorno si è conclusa un tempo significativo in cui i vescovi italiani hanno indicato il riferimento alla terra, alla nostra casa comune, in cui stare, con cui stare, con atteggiamento, dicevano i vescovi, di giustizia, di sobrietà e di pietà. La terra, la nostra casa comune, da rispettare, da usare con sobrietà per il bene di tutti. Anche questo può dirci qualche cosa sulla presenza del Signore. Oppure anche il tema della scuola, di cui si è parlato, qualcuno di noi si è parlato troppo poco, non lo so, però certamente anche questo elemento, che tema della scuola col tema degli oratori, col tema della catechesi, su cui i vescovi si sono impegnati, anche quelli lombardi, per offrire una prospettiva almeno di riflessione, è elemento che in un tempo specifico come quello che stiamo vivendo può aiutarci a incontrare e a conoscere il Signore. Conclusioni, osservazioni conclusive, io credo che si possa, su questo ultimo punto i temi di attualità sono tanti, il tema dell'Europa, il tema del rapporto con gli altri, paesi vicini, paesi lontani, paesi da aiutare, paesi che pongono qualche difficoltà, qualche problema, il rapporto fra libertà, democrazia e giustizia. Sono temi significativi, Noi siamo necessariamente dentro un contesto di libertà e di democrazia, però le scelte possono andare in direzioni difficili per noi. Quelli, ma sono tutti di una certa età, almeno quasi tutti, che ricordano gli anni 70, temi dell'aborto, temi del divorzio, insomma l'orientamento democratico maggioritario della gente non corrispondeva ai nostri sentimenti. E allora ecco l'impegno di una testimonianza, di una sensibilizzazione, di un orientamento perché la gente nella libertà scelga il bene, nella libertà, rispettando evidentemente i pareri maggioritari anche quando fossero eventualmente non d'accordo. Dicevo le conclusioni, qualche conclusione. La prima, dicevamo, l'abbiamo già accennato, chiedere l'aiuto alla Madonna e ai santi di cui siamo devoti. Ciascuno di noi, perché il calendario, perché San Francesco, perché ci sono condizioni, perché portiamo il nome di un santo che conosciamo e chiediamo intercessione, ci vengono proposti, ci vengono l'esempio, ecco, l'esempio degli altri è elemento importante, quello dei santi, ma quello di tante persone che magari vivono accanto a noi, l'esempio delle persone può aiutare la nostra disponibilità, il nostro incontro col Signore e la conoscenza della sua volontà e del suo amore per ciascuno di noi. Sapendo che chiedere l'intercessione, chiedere l'aiuto, diventa necessariamente anche una prospettiva per sollevare lo sguardo, dicevamo, pensando a Maria, pensando ai santi, pensando al futuro della nostra vita. Tema della vita eterna, tema del paradiso, su cui giustamente ho visto ci sono anche pubblicazioni recenti in cui ma forse dovrebbe leggere, scrivere qualcosa di più su questo tema della vita eterna. Io sono convinto anch'io che se qualche persona saggia
a partire dal Magistero della Chiesa, dovesse dire qualcosa di più, sarebbe utile per tutti noi incontrare il Signore con cui saremo per la vita eterna. Qualcuno giustamente dice il meglio deve ancora venire, però appunto se qualcuno ci aiutasse a partire dalla nostra fede consolidata sarebbe un aiuto utile. Ultima osservazione, parte da due frasi di Sant'Agostino, quel bellissimo piccolo libro delle Confessioni di un peccatore di Sant'Agostino, che dice: Signore, io ti cercherò invocandoti e ti invocherò credendo in te. Invocare il Signore credendo in Lui, perché tu ti sei fatto conoscere. Ti chiama la fede che mi desti, la fede che mi ispirasti per il tuo figliolo incarnato, per il mio ministero nel tuo banditore. Ti invoco e credo in te. Ti accolgo, ti aspetto, perché so che tu mi hai salvato, mi salvi. E l'altra frase, oh mio Dio, chi sei tu dunque? Chi sei, me lo domando. Chi sei se non il Signore Dio? Infatti, chi è il Signore, tranne il Signore che è Dio? Non c'è altro Dio di fuori di te. Dicevamo all'inizio, il Signore ti cerca, sto alla porta e busso. Tocca a noi accogliere, cercandolo, accogliendolo, facendo della nostra vita un ascolto attento, una risposta generosa alla sua chiamata, per il bene nostro e attraverso di noi per il bene degli altri. Grazie. Grazie Eccellenza per la sua chiarezza. Mi sono fatto qualche riflessione. La prima, come posso cercare Dio nel dolore, nella malattia, nella sofferenza e nel lutto? Sì, grazie per la domanda, osservazione necessaria. E tutta la grande tradizione evocata anche in questi giorni della croce e dal crocifisso. Quando siamo di fronte alla croce e al crocifisso, giustamente è stato detto, attenzione, è meglio parlare, propongo l'osservazione come l'ho sentita, meglio parlare di crocifisso che di croce, semplicemente, appunto perché il crocifisso è il problema esistenziale che può aiutarci. E quando siamo di fronte al crocifisso, siamo lì, il Signore ci salva attraverso la croce. Anche noi qualche volta siamo tentati di dire, come si dice nel Vangelo, scendi dalla croce, aiutami, no? La salvezza viene attraverso la croce, morte e resurrezione. E quindi noi incontriamo il Signore, quante volte no, anche nelle opere, magari anche letterarie. Ma dov'era il Signore quando la guerra? Auschwitz ci ha riportato, no? Tante osservazioni di questo tipo. Dov'era il Signore Auschwitz? Dov'era il Signore la guerra? Dov'era il Signore nella cattiveria che purtroppo c'è in tanta gente? O anche negli errori nostri, più o meno significativi. E la risposta è sempre: il Signore è il crocifisso, il Signore è sulla croce, il Signore soffre con noi. E allora anche noi siamo invitati, io credo, a dire: Signore, come tu hai offerto la tua vita per la nostra salvezza, anch'io offro questa sofferenza, questa difficoltà, questa prospettiva, quel punto di domanda che viene dalla nostra salute, questa nostra difficoltà e condizione, la offro anch'io per la salvezza di tutti. Certamente collegata con quello che dicevo prima, col cammino, prospettiva della vita eterna del paradiso. Però di fronte alla difficoltà, alla sofferenza, quella grave della malattia impegnativa e anche quella quotidiana, dei piccoli problemi di salute o di altra natura, hanno sempre bisogno di qualcuno, di ciascuno di noi, che sappia accogliere e offrire il dono, la sofferenza, le difficoltà per la salvezza nostra e degli altri. Non so se ho risposto. Eccellenza, lei è stato vescovo della diocesi di Lodi, è stato per anni responsabile della Caritas a livello nazionale.
Noi siamo all'Unital, sì, lei l'ha conosciuta bene, all'Otis, siamo un'associazione ecclesiale che l'anno prossimo, a Dio piacendo, festeggeremo i 100 anni, un secolo di vita in Lombardia. Cercare Dio nel servizio. Vede, noi abbiamo volontari, che ogni giorno fanno servizio, vanno a trovare delle persone, dei fratelli, mi permette, in difficoltà. Ecco, credo che loro forse incontrano Dio più nell'ammalato, nel star vicino a queste persone, con rispetto, che tante volte entrando in chiesa. Sì, il tema del servizio qui, in questo pellegrinaggio, in un incontro dell'Unital, evidentemente il servizio è innanzitutto legato a una presenza accanto, in aiuto, in sostegno, in condivisione con le persone ammalate. Però appunto c'è il servizio in tutti gli altri campi della vita, per i poveri, per le persone abbandonate, le persone sole, le persone in difficoltà, le persone mal combinate. Quindi il servizio per il bene, che è un punto di partenza anche per incontrare il Signore e che va proposto innanzitutto, sì certo, dicendolo, c'è bisogno, chi può venire, siamo qui aperti tal giorno tal ora, ma innanzitutto con la condivisione, con l'amicizia, con l'esempio, dicevamo del buon esempio, credo che sia un elemento importante e significativo. Io credo che abbiano ragione quelli che hanno detto e dicono, insomma, il cammino della comunità ecclesiale, certamente, la nostra parrocchia, la nostra associazione, il nostro movimento, quello che c'è, però non dimenticare mai appunto un'occasione di aiuto, di servizio agli altri, secondo la tua età, secondo il tuo tempo libero, secondo la tua famiglia, secondo il tuo lavoro, certamente le condizioni sono difficili e differenti per ciascuno di noi, però che ci sia nel nostro cammino ordinario qualche momento di attenzione e servizio agli altri, organizzato stabilmente oppure legato a un momento significativo di qualcuno che ha bisogno, fermarsi lungo la strada, chinarsi per aiutare qualcuno che al momento ha bisogno di qualcosa o anche offrire la vita o parte della vita in un contesto in cui si possa dedicare una parte significativa dell'esistenza alla attenzione al servizio degli altri. E qualche volta qualcuno anticipa una domanda possibile, fa anche l'altra domanda: chi è impegnato a titolo professionale? È chiaro che si pensa tutta la medicina, l'ospedale, la casa di riposo, eccetera, eccetera, però anche ad altri campi, tipo gli ultimi poveri, la solidarietà, l'accoglienza, la Caritas, le parrocchie, anche l'educatore, anche il catechista, anche il prete, la suora, eccetera, eccetera. Ecco, quando l'attenzione agli altri è collocata in un contesto professionale, come lo mettiamo? E la risposta viene da quel medico, mi verrà in mente prima di andare a casa chi era, che disse, un chirurgo, più cuore in quelle mani. Non so più se era uno dei nostri santi fondatori o qualcuno impegnato professionalmente. Pampuri. Ecco, Pampuri, può darsi, quindi più cuore in quelle mani. Certo che stai facendo il medico, sei un professionista, la preparazione, la competenza, eccetera, eccetera. Però il cuore ci deve stare, non è soltanto la professione. Quindi il servizio, sia nei contesti occasionali, sia nei contesti di una parte della tua giornata, sia nei contesti che impegnano tutta la tua professione, tutta la tua giornata. Però dopo alla fine uno dice, papà e la mamma di fronte ai figli, sono lì tutto il giorno per essere attenti, capire, aiutare, eccetera, eccetera. Avete qualche domanda? Allora, io ne avrei ancora una. Siamo nel momento del Covid e tutti, visto che frequentando l'ambiente ecclesiastico, ormai cellulare, messaggini. Prendiamo la scusa del smart working, prendiamo la scusa che non usciamo più di casa. La messa ce l'abbiamo dal mattino alle 7 fino alle sera alle 20 sui vari canali televisivi. Le dico,
Ma le faccio una domanda che mi è stata fatta da una persona giovane, al quale manca incontrare Dio con il dialogo. Abbiamo perso il dialogo dell'incontro con Dio. E questo mi sembra che sia una cosa veramente che ci faccia riflettere. Siamo in un santuario mariano, credo che sia il luogo adatto, e con questa domanda concluderemo questo incontro. Decano, mi hai fatto la domanda per invitarmi a ricordare quel ragazzo di Milano che viene beatificato, no? Mi pare sabato, domenica, Assisi, acutis, 15 anni, che era espertissimo di fede, di carità e di, non so neanche come chiamarli io, strumenti telematici e via dicendo. Ecco, credo che quell'esempio lì possa aiutare a dire, si può anche essere esperti, schiacciare, ma, e al tempo stesso, anche attraverso questa competenza, incontrare, cercare, incontrare il Signore, fare della nostra vita un ascolto attento, una risposta generosa alla sua chiamata. Grazie. Io credo ancora, se c'è qualche domanda, alzate la mano. Ecco, Pierino Trinca, vieni di qua. Eccellenza, io volevo un suo consiglio come fare. È un periodo che sto seguendo il messaggio benedettino. Ascolto, preghiera, lavoro. Mentre le ultime due cose sono abbastanza, riesco a gestirmele, sull'ascolto veramente faccio fatica. Ecco, questo volevo capire da lei cosa si può fare. Dicevo all'inizio, no? L'ascolto, a mio parere, l'unica cosa sicura è che bisogna aver voglia di ascoltare. Perché qualche volta ci sono nella vita e nell'esperienza spirituale di tanti santi e sante, parlava di Santa Teresa Gesù Bambino, ma anche di Santa Teresa d'Avila, no? In cui queste sante, ma tutti gli altri santi, alla stessa maniera, riscontrano la propria esistenza dei momenti di silenzio del Signore, dei momenti di chiusura, dei momenti in cui non si sa più da che parte girarsi e non si sente. Ecco, io credo che l'importante sia aver voglia di ascoltare. Il Signore parla in modo, nei momenti a volte facilmente immaginabili e prevedibili, e a volte no, a volte anche attraverso situazioni e luoghi a cui non avremmo mai pensato. Io credo che sia sufficiente per noi dire, aver voglia di ascoltare. Il Signore poi parla, come quando pensa Lui, vuole Lui, in una prospettiva salvifica che magari noi non riusciamo immediatamente a conoscere. Magari diciamo, c'è il ritiro domenica mattina, andremo lì, 3 ore di silenzio, e ci pare di non aver sentito niente. In altri momenti in cui magari siamo presi, impegnati da situazioni, da difficoltà, il Signore tocca il cuore. Io posso solo rispondere, aver voglia di ascoltare, poi il Signore pensa a Lui. Io voglio chiedere una cosa, ha parlato di silenzio, cioè, io faccio fatica a restare in silenzio quando c'è l'adorazione eucaristica, cioè, forse non ho ancora imparato come si fa. E può darsi che non impariamo mai in tutta la vita, tutti quanti. Io credo che ci siano dei momenti in cui, cioè, Signore guarda, sono in un momento difficile perché mi fa male i denti, perché sono atteso da un impegno, perché ho un problema in casa, perché eccetera eccetera. E però il dire sono qui e ti adoro e ti voglio bene e ti ascolto è già sufficiente, anche se non riusciamo a fare altro. Domanda interessante però, perché qualche volta noi confondiamo questa disponibilità ad ascoltare o adorare il Signore nel silenzio, partecipazione comunitaria, confondiamo con
che bellezza, sono qui contento, tutto bene, no, qualche volta sarà tutto bene, qualche volta non ci sarà niente di bene al momento, come ci sembra. L'importante è aver voglia di stare con Lui, nel silenzio se possibile, magari quando avremo voglia suona qualche campanello che chiama, qualcuno che piange, e quindi l'importante è aver voglia di dire: Signore, ti voglio bene, Signore, ti adoro, Signore, ti offro la mia vita, Signore, voglio stare con te, Signore, aiuta questo. Alcuni direttori spirituali hanno detto: non è senza significato che nei momenti magari di preghiera e adorazione, quando non si riesce a trovare immediatamente il luogo, le parole o i sentimenti della comunione, uno può dire: Signore, aiutami, mio papà, mia mamma, mio figlio, mio nonno, mio amico, persona tale e tal'altra in difficoltà, oppure le situazioni difficili di cui leggiamo magari sul giornale. Quindi le mille possibilità che abbiamo per dire qualcosa di giusto e di buono al Signore, anche quando c'è qualche cosa che dentro rende difficile. Inviterei Sua Eccellenza con una preghiera, vorrei ricordare tutti i nostri malati che abbiamo a casa, una benedizione: dopo non muovetevi, perché Marco vi darà il programma di questa sera e di domani, che è importante. Quindi, Eccellenza, una preghiera, una benedizione soprattutto per i nostri malati che abbiamo a casa, che veramente ci stanno aiutando anche con le loro preghiere in questi giorni. La preghiera, ci alziamo, che è di Paolo VI, Beato Paolo VI, che diceva: Signore, io credo, Signore, io voglio credere. E qui, Signore, io credo, sente la difficoltà, Signore, voglio credere in te. Fa che la mia fede sia piena, fa che la mia fede sia libera, fa che la mia fede sia certa, fa che la mia fede sia forte, fa che la mia fede sia gioconda, fa che la mia fede sia operosa. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Insieme Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. E di tutti i santi, ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.